Salve, non vi avevo visti, io sono il narratore. Ci troviamo oggi a casa di Agatone. Oggi qui sono presenti diversi filosofi e personaggi di grande importanza. Ne manca soltanto uno che dovrebbe arrivare a momenti. Ah, eccolo, è appena arrivato. Sopra, tempo, dietro in casa, abbiamo quasi finito di mangiare. Finalmente siamo al completo. Ora, mentre verso il muso più pregiato in casa, il vino e l'ago, riflettete circa quale argomento sia opportuno discutere durante il corso della serata. Commensali, propongo un argomento basso e considerevole, nonché caro a tutti, la natura di amore. Dunque, se me lo permetti, Agatone, riguardo a ciò vorrei esporre io. Ritengo che amore sia il più antico tra gli dèi, il più meritevole d'onore, e colui che può spingere l'uomo ad acquisire virtù e felicità. Oh, Fedro, io credo invece che esistano due tipi di amore, governati da due distinte afrodite. Urania, che governa l'amore cosiddetto celeste, figlio di Urano, e Pandemia, figlia di Dione e Zeus, che governa l'amore fisico. Oh, Aristofane, ti vedo molto entusiasta, ma forse è meglio far parlare qualcun altro. Commensali, permettetemi di inserirmi nella discussione e di esprimere la mia opinione. Ritengo opportuno che si faccia una distinzione sui due amori e che amore venga considerato come un concetto universale, esteso anche agli animali. Bene, ora che mi sono ripreso, miei cari compagni, vi esporrò la mia opinione attraverso una deduzione e il mito. In origine sappiamo che gli esseri umani erano composti da due umani attuali. Il maschile composto da due corpi maschili, il femminile composto da due corpi femminili e l'androgeno composto da un corpo maschile ed uno femminile. Zeus però, irritato dalla loro trapotanza, decise di dividerli per indebolirli. Questa divisione però creò negli esseri umani attuali la continua ricerca dell'altra metà e per questo, secondo la mia opinione, amore è la ricerca del completamento. Miei cari compagni, mi permetto di dissentire riguardo l'opinione di Fedro. Infatti, secondo me, l'amore è il più buono, il più bello e il più gentile fra gli dèi. Eterno, temperante, valoroso e sapiente. Lungi da voler interrompere, ma credo che Socrate voglia dire qualcosa. Sì, effettivamente vorrei intervenire e dare la mia opinione. Sicuramente non vorrei discutere su ciò che è stato detto in precedenza da voi, miei cari commensali, ma mi trovo costretto a dire la mia in queste situazioni. Infatti, secondo il mio punto di vista, l'amore non è un dio completo, ma è mancante di qualcosa. Infatti, nei giorni precedenti a questo, ho avuto il piacere di parlare con Diotima, la sacerdotessa di Mantinea, con la quale ho potuto discutere proprio di questo argomento. Infatti quest'ultima mi ha dato la sua definizione di amore, che lei definisce come un dio intermedio che è stato generato durante il banchetto per Afrodite da Poros, la ricchezza, e da Venia, la povertà, come saprete sicuramente. Questo infatti condannerà Eros proprio ad essere povero come la madre e astuto come il padre. Signori miei, io direi che sia giusto da parte mia Socrate. Forse egli crederà che io voglia rappresentarlo in modo ridicolo, ma l'immagine dirà lo scopo del vero e non a quello del riso. Oh Socrate, tu che sei il mio maestro, amico, che mi hai salvato la vita in battaglia, io ti lodo perché di te tutto è meraviglioso. Vedete, commensali, Socrate è sempre innamorato dei belli. Sta sempre intorno a loro e si strugge d'amore. Però poi ignora tutto e non sa mai niente. Questo suo atteggiamento non è forse da Sileno? Altro che se lo è. Grazie al Cipiede di questo tuo elogio a Socrate, credo gli sia piaciuto molto. Bene, commensali, direi che il nostro simposio possa finire qui. Dirò io alle ancelle di sistemare. Vi auguro una buona serata.